Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Torniamo finalmente con la seconda puntata dedicata alla doppietta libro più film, una rubrichetta che ho iniziato con l'intento di parlarvi di tre libri da cui poi sono stati tratti dei film, omonimi o meno, che mi sono particolarmente piaciuti. In alcuni casi, come sempre vi dico, il film e il libro sono due opere completamente diverse, sono due opere d'arte, quindi io contemplo chiaramente anche film che si sono molto allontanati rispetto all'omonimo narrativo, e non per questo penso che il film sia di minore valore o di maggiore valore prima di averlo visto, prima di averlo, insomma, guardato, quindi criticato. Quindi della serie, la solita frase un po' da finti intellettualoidi, ma il libro è sempre meglio, è un po' una falsità. Non sempre è così. Ovviamente in alcuni casi ho preferito il libro, in alcuni casi ho preferito il film, ma sono due opere d'arte indipendenti, ecco, direi. Quindi anche paragonabili fino ad un certo punto. Oggi vi parlo di tre titoli, e in particolare uno è, almeno la pellicola, un pochino più contemporanea, le altre due sono un pochino più vecchiotte, ma non poi così tanto datate, ma a noi ci piace anche un po' tornare indietro nel tempo. Partiamo subito dal primo libro, che è un libro del quale vi ho parlato in lungo e largo, quindi andrò veramente velocissimo, che è Vivere di Yuhua. Sapete che Yuhua è uno degli scrittori del panorama cinese contemporaneo più importanti, più famosi. Vi ho parlato tantissime volte di lui, c'è anche un video dedicato, ve lo lascio su nelle schede, giù nell'info box. In particolare questo è uno dei suoi titoli più celebri, uno forse dei più brevi, e narra le vicende di un uomo ancora abbastanza giovane. Siamo nella Cina pre-rivoluzione culturale, pre-rivoluzionaria direi proprio. È un uomo che viene da una nobile stirpe, da una nobile famiglia cinese, sposato con dei figli, dei quali però sia della moglie che dei figli non si prende minimamente cura, anzi li bistratta, perché egli è un grande giocatore d'azzardo. Grande giocatore d'azzardo che passa le sue giornate appunto al salone a giocare, a scommettere. Cosa succede? Improvvisamente un colpo di sfortuna, che poi si rivelerà essere un gran colpo di fortuna, gli fa perdere tutti i soldi, la casa, i titoli, tutto, e lui diventa un poveraccio. E cosa deve fare quindi per poter sbarcare il lunario? Si ritrova a dover fare il contadino. Quindi la sua condizione estremamente agiata di uomo ozioso e vizioso muta radicalmente. Diventa appunto un contadino che deve lavorare la terra, e questo suo cambiamento radicale di vita gli permetterà finalmente di iniziare a vivere con appunto con il punto esclamativo. Scoprirà cos'è la vita. Tutto questo, diciamo, è una cornice, se vogliamo è un po' uno spunto letterario per parlare di quello che sono i grandi stravolgimenti, i grandi cambiamenti della Cina nel corso del Novecento, proprio perché noi seguiamo la vita familiare del protagonista, quindi da quando lui è giovane fino a quando poi muore, invecchia, e quindi percorriamo una buona metà del secolo del Novecento cinese, quindi da la rivoluzione comunista fino poi all'incirca agli anni 70-80. Quindi tutto questo sullo sfondo si muove la storia cinese. Anche una storia sicuramente cruda, dura, brutale. Sappiamo che Yuhua è uno dei pochi artisti, degli scrittori della Cina contemporanea che ha sempre profondamente criticato la politica del Partito Comunista, sia quella del passato, ma anche, diciamoci la verità, quella contemporanea. Questo è il libro, un libro straziante e bellissimo, ironico e grottesco allo stesso tempo. Diciamo che poi la vita del protagonista viene scandita da una serie di lutti, di perdite, di sfighe una peggio dell'altra. Il film è un film del 1994 ed è bellissimo. Il titolo è rimasto lo stesso, per la regia di Zhang Yimou, non si dirà mai così, vi lascio il nome qua, che è lo stesso regista di altre pellicole famosissime come Sorgo Rosso, ma soprattutto Lanterne Cinese, film del quale vi ho parlato nel precedente episodio della rubrica doppietta film e libro, ve lo lascio sempre su.
nelle schede. Vi basti pensare che una delle protagoniste è Gong Li. Gong Li, famosissima attrice del panorama cinese contemporaneo, anche lei protagonista di Lanterne Rosse, ma di tanti altrissimi film, di tantissimi altri film. Per esempio, se vogliamo parlare di un film popolare, magari conoscete Mulan. Non guardate Mulan, perché è veramente terribile quel film. Quindi, è un genere drammatico sicuramente. È un film che potete trovare tranquillamente su YouTube, se non sbaglio. Sicuramente la qualità non è delle migliori, ma essendo un film degli anni 90, diciamo, non vi dovete aspettare 4K. Ciò che più mi piace di questo film è che si sente essere una pellicola straniera, non americanizzata, e questo mi è piaciuto tanto. Viene ricalcata abbastanza fedelmente la storia del romanzo, tant'è vero che la sceneggiatura è stata scritta da Yuhua stesso, quindi Yuhua ha partecipato attivamente alla scrittura e alla produzione di questo film, che è una cosa che fa sempre piacere, e ve lo consiglio da morire anche se non avete letto il libro, perché l'ho trovata una pellicola veramente densa, struggente, sebiagne. Passiamo adesso a un'altra pellicola, un altro libro, in questo caso decisamente più moderno. La pellicola è uscita solo 2 anni fa, il libro non poi tantissimo tempo fa, e vi parlo di Annientamento di Jeff Vandermeer. Jeff Vandermeer, almeno il libro, è il primo di una trilogia, la famosissima trilogia dell'Area X, una trilogia di genere difficile, difficilmente incasellabile, diciamo che potrebbe aver iniziato con quasi un nuovo genere. Siamo fra il genere weird, sci-fi, ma anche fantascientifico, ci muoviamo attorno a questi generi. E Annientamento è la storia, narra la storia di una spedizione formata da 4 donne, 4 scienziate, fra cui troviamo una linguista, un'antropologa, una biologa, non mi ricordo l'altra che cosa sia, comunque sono tutte 4 scienziate che vengono mandate in una spedizione nella cosiddetta Area X, un'area del territorio americano all'interno della quale si sono notate vicende, fenomeni, soprattutto di natura biologica, naturalistica, molto strani. Questa spedizione, che va quindi in quest'area per poter fare della ricerca scientifica e testimoniare gli accadimenti così strani che si stanno verificando, dalla nascita di funghi, fiori, piante, animali veramente strani, a fenomeni meteorologici, fenomeni fisici veramente bizzarri, fuori dalle leggi della fisica che noi conosciamo. Questa non è la prima spedizione che si reca in quest'area X, ma tutte le spedizioni precedenti sono sparite, sono finiti tutti i personaggi che si erano recati nell'area X, sono spariti nel niente. Come mai? Cosa accade? Noi seguiamo la vicenda della giovane biologa, che è una donna il cui marito era precedentemente scomparso in una delle precedenti spedizioni. Allora, il libro, come vi dicevo, è il primo di una trilogia, ahimè del film penso che sia stato un po' il flop al botteghino e che non penso vedrà mai la luce il secondo volume. Tuttavia, della trilogia, sia a livello del romanzo che a livello del film, il primo è il migliore, nel senso che potrebbe anche essere visto come qualcosa di autoconclusivo, nel senso c'è un finale sospeso, ma che secondo me sarebbe anche perfetto, anche perché la trilogia va un pochino a scendere nel corso dei 3 romanzi. Mi è piaciuto, vi dico subito chi è il regista. Il film, come vi dicevo, è del 2018, c'è una bellissima e bravissima Natalie Portman, ma c'è anche Gina Rodriguez, che io adoro per Jane the Virgin, è un'attrice molto molto brava. Qui addirittura nel genere ci viene detto fantascienza, thriller, avventura, orrore. Diciamo sì, c'è anche una forte componente quasi horror, di paura, di thriller, questo è vero, però assolutamente non lo definirei un romanzo d'horror. La sceneggiatura è di Alex Garland e anche la regia. Allora, a me è piaciuto molto il film perché è riuscito, secondo me, a dare quel senso di, non soltanto di realtà, ma di sospensione che il romanzo era riuscito a dare, nel senso che non ci viene mai spiegato cosa sia l'area X, da dove derivi, che cosa stia accadendo. Cioè,
questo senso di sospensione, di attesa, di fiato sospeso che permane in tutto il libro, cioè non verrà mai spiegato davvero che cosa sta accadendo. Noi rimaniamo in questo limbo in cui non siamo in grado di cogliere. Fra l'altro, una delle cose più difficili, che secondo me è stata resa molto bene all'interno del film, è proprio il livello di descrizione impalpabile, cioè gli esseri, che poi esseri non sono, perché molto spesso sono, come si può dire, delle emanazioni luminescenti, delle folgorazioni, degli esseri incorporei, impalpabili, quindi non vi dovete immaginare l'alieno, queste apparizioni e sparizioni di luci, di suoni, di colori. A livello descrittivo e narrativo, diciamo, se mi è concesso, è più facile renderli perché noi non li vediamo. Ma dovendo costruire un mostro, barra un'apparizione, barra uno, come dire, una folgorazione, ripeto i soliti termini, ma guardate che è difficile perché non c'è un'apparizione, qualcosa di visivamente molto complicato rendere ciò che narrativamente parlando può essere descritto pur senza essere visto. Quindi appunto una sensazione di odore, una sensazione tattile, una sensazione visiva a livello di spettri di luce, ma non a livello di materia, cioè non c'è mai un'apparizione materiale, fisica, di qualcosa di ben costruito, come lo è, come avviene per esempio nella fantascienza, il robot o nel fantasy, il vampiro, il mostro, l'alieno. In questo caso era molto difficile rendere visivamente un mondo che più che visivo è un mondo sensitivo, quindi tattile, dell'udito, dell'odore. Rendere invece un'apparizione visiva quando c'è un personaggio incorporeo è molto complicato, invece si è riusciti secondo me molto molto bene nell'intento. Cioè, vi dovessi dire appunto la caratteristica più bella del film, la capacità del film è stata proprio quella di portare a livello visivo delle sensazioni che leggendo il romanzo io avevo provato e mi ero sentita, così come si sente la protagonista quando vede barra sente tutta questa presenza assenza, è lo stesso senso di straniamento che ho provato io. Quindi per questo io vi consiglio il film. Vi dovessi dire è una pellicola d'arte, è un film straordinario? No, secondo me no, è un film molto godibile, è un film di intrattenimento che consiglio soprattutto se avete letto il romanzo. Il romanzo è brevissimo, se non avete mai letto niente di Jeff Vandermeer andate a Annientamento 100 pagine e lo leggete in un'ora, ve lo dico io perché è una follia, so che tutti l'hanno letto nel giro di un'oretta. Andiamo super veloci e arriviamo già al terzo e ultimo consiglio, che fra l'altro ho finito proprio ieri. Qui un pochino baro, ma un pochino nemmeno poi tantissimo, perché se il libro è un romanzo, anche qui del quale vi ho parlato in lungo e largo, non vi tedierò, ed è La storia di Elsa Morante, che è uno dei miei romanzi della vita di sempre. La storia, nel caso non lo sappiate, è un romanzo che tratta della storia con la S maiuscola. Seguiamo le vicende di una donna ormai di mezza età sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale. Siamo nella Roma borgatara e noi seguiamo questa giovane maestrina Irma che ha un figlio adolescente, Ninuzzo, un figlio scapestrato, un fascistello, quando improvvisamente ahimè viene violentata da un soldato tedesco. Questa violenza da lei viene chiaramente taciuta e vissuta come una vergogna, come una grande colpa, e da questa violenza lei, che è una giovane vedova, quindi con un figlio ormai quasi cresciuto, adolescente, che vive praticamente fuori casa, si ritrova a dover nascondere una gravidanza e poi quello che sarà un bambino. Ovviamente oltre al peccato, che lei vive come un peccato adulterino nonostante sia chiaramente uno stupro, lei rivive una maternità diciamo tarda, e questa tarda maternità la vive in un momento storico veramente difficile, che è quello della scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Ne succedono di ogni, più che seguire la storia di Irma e di quello che poi è
la sua sgangheratissima famiglia, questo figlio Ninuzzo, prima che combatte coi fascisti, poi diventa partigiano, poi va a finire nel mercato nero del dopoguerra. Questo piccolo bambino, figlio di nessuno, dal padre non riconosciuto, Irma fra l'altro ha origini ebree, quindi è terrorizzata dal fatto che i figli, soprattutto il secondo figlio, che quindi non ha il padre non lo ha riconosciuto perché è figlio di uno stupro, ha il terrore che venga deportato insieme agli altri ebrei. Seguiamo la storia degli umili, dei poveri, di coloro che la storia l'hanno dovuta subire sulle loro spalle e ne sono morti, ne sono rimasti feriti. È un romanzo pieno di pietas umana, un romanzo dell'umanità, della storia vera e propria, con la S maiuscola, che non è la storia dei militari, della guerra, delle bombe, ma è la storia degli sfollati, dei poveri, degli umili, di coloro che hanno perso il figlio, la moglie, l'amata, di coloro che facendosi fare le carte nei bordelli speravano di poter comunicare con i propri defunti, di coloro che non avevano il tozzo di pane ed erano costretti a rubare dalle bancarelle, di coloro costretti a lunghissime file con i bollini per poter prendere un po' di farina. Questa è la storia raccontata da Elsa Morante. Romanzo, secondo me, uno dei romanzi più belli sulla metà, sulla prima metà e seconda metà del Novecento italiano, ma soprattutto sulla Seconda Guerra Mondiale e anche sulla tematica dei campi di concentramento, che viene toccata da un punto di vista diverso, cioè da coloro che erano impauriti ma non erano ancora a conoscenza di ciò che stava davvero avvenendo dall'altro lato e che in qualche modo anche i cosiddetti delatori chiudevano un occhio. Beh, questa è in sommi, per sommi capi il libro, anche se vi ho dedicato tantissimi video dedicati alla storia, quindi se andate sul mio canale scrivete la storia di Elsa Morante, trovate di tutto. La pellicola che ho visto, e qui parliamo di una pellicola fra l'altro facilmente reperibile perché la trovate su RaiPlay, è del 1986. Perché vi ho detto che Baro? Perché in realtà è quelli che all'epoca venivano chiamati film TV, cioè film realizzati per la televisione divisi quindi in puntate. In questo caso sono tre. Oggi noi moderni la chiameremo una bella miniserie, perché di fatto sta fra il film e la miniserie, perché sono tre episodi di un'ora e mezzo ciascuno, quasi come se fosse proprio una miniserie Netflix, diciamoci la verità. Il film è ovviamente drammatico, la regia è di Luigi Comencini, soggetto dal romanzo omonimo di Elsa Morante, con la sceneggiatura di Suso Cecchi D'Amico e Cristina Comencini. Grandissima interpretazione di Claudia Cardinale, che fa Ida. Bravissima, perché Ida è un personaggio veramente molto difficile da caratterizzare, perché è una donna allo stesso tempo istruita, fa la maestra, ma profondamente impaurita. Lei è terrorizzata da tutto, è una degli umili che nonostante ne subisca di ogni, è una donna che rimane profondamente legata al concetto di pietas umana, una donna profondamente giusta, buona, anche se poi costretta a azioni ingiuste, diciamo così, è costretta a rubare, ma perché? Per far mangiare il figlio. E lei si vergogna di questo atto, quasi come se fosse un atto sacrilego. È una donna profondamente radicata nella religione, ma sa, è a conoscenza delle radici ebraiche di sua madre, che lei deve tentare di nascondere. È una donna convinta di essere perseguitata da tutti, ovviamente dopo quello che subisce, anche dopo lo stupro, ci possiamo ben immaginare cosa le accade. Beh, il film, o meglio la miniserie, è perfetta, perfetta. È riuscita finalmente a dare, e questa è una delle cose più belle di quando si guarda un film ispirato a un romanzo che si è amato, è riuscita a dare un volto ai mille personaggi a cui io chiaramente avevo già dato un volto durante la lettura, ma quando si legge e quando ci si immagina la storia come se si costruisse un film nella nostra mente, i volti, almeno per quello che mi riguarda, poi ditemi voi, sono molto sfocati. Cioè non costruisco mai a livello mentale dei personaggi che poi potrei rivedere fisicamente, cioè sono scontornati, non mi immaginavo il volto di Ida, me lo immaginavo quasi come un volto senza
È complicato da spiegare, ma penso che voi possiate capirmi, senza delle connotazioni fisiche durevoli, cioè poteva modificarsi Ida. Avevo sì in mente la sua silhouette, ma adesso per me Ida è quell'attrice e l'ha interpretata talmente bene che ciò non sminuisce affatto il romanzo. Anzi, ho visto per la prima volta, ho sentito le voci. Di tutti i personaggi secondari, di Ninnariello, che già me lo immaginavo proprio così, questo ragazzo scapestrato, mi sono immaginata Useppe, il bambino, mi sono immaginata tutta la famiglia napoletana, che vive in qualità di sfollati insieme a Ida, sono una famiglia lunghissima, vastissima, piena di personaggi super bizzarri, super borgatari, molto sciocciareschi, e è stato veramente divertente. La serie si fa mangiare. Perché è molto, molto, molto. Addirittura ci sono dei dialoghi ripresi pedissequamente dal romanzo, ho apprezzato tanto. E nonostante questa grande somiglianza, non si perde niente. Si fanno mangiare, io le ho viste tutte nel corso di un pomeriggio perché una tirava l'altra. Vi prego, non fatevi spaventare dal fatto che sia un po' vecchiotta, che sia nata per la TV. Perché è un prodotto molto molto valido. Certo, la narrazione non è una narrazione seriale del tipo di quelle a cui siamo abituati oggi su Prime Video, su Netflix, sulle nostre piattaforme, cioè dove la serialità viene vissuta anche col gusto del appena finisco l'episodio devo andare avanti perché sennò che succede? Chiaramente qui è una narrazione molto più lenta, molto più dilatata nel tempo, ma perché nasce, viene da un romanzo che è un romanzo del Novecento italiano, un romanzo con dei tempi molto dilatati, anche perché è il romanzo della storia, quindi la storia ha bisogno di tempo per essere raccontata. Tuttavia lo trovo estremamente moderno come tipo di prodotto. Non fatevi spaventare dal fatto che sia su Rai Play, perché Rai Play evidentemente, oltre a tutte le stagioni delle Winx, non che io le abbia, non che io ovviamente le abbia viste, ha evidentemente qualcosa di buono sulla sua piattaforma come in questo caso la storia, non fatevi spaventare dal fatto che sia dell'89 perché è bellissimo. Fra l'altro, i costumi e la parte della fotografia, la fotografia dedicata all'architettura di Roma è veramente straziante. Secondo me è stato fatto un ottimo lavoro per un prodotto che ormai ha anche i suoi annetti, stra 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 consigliato. Bene, la smetto qui, questi sono i miei tre doppiette, libro più film. Vi invito caldamente a recuperare entrambi, prima l'uno, poi l'altro, vedete voi, solo uno dei due, ma in questo caso per me sono sei consigli imprescindibili. Come sempre, fatemi sapere invece, consigliatemi qua sotto quali sono le vostre tre doppiette, libro più film imprescindibili, che sia tratto da romanzo o tratto dal film perché è uguale, fatemelo sapere qua sotto perché voglio recuperare tanto altro e darvi numerosi consigli. Io come sempre vi mando un grossissimo bacio, noi ci salutiamo qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!